Siamo al Phonak Academy di Milano con il dottor Sandro Burdo del Centro di Audiovestibologia di Varese, che ha curato una relazione molto interessante sul dito binaurale. Dottore, quali sono le novità emerse? In particolare ha fatto alcuni esempi anche di casi clinici particolarmente importanti. Sì, diciamo che abbiamo sfatato un mito dell'udito binaurale non sfruttabile anche quando i tempi tra un impianto in un orecchio e un impianto nel secondo sono molto lunghi. Con una serie di strategie riabilitative di un certo tipo, diciamo razionali e logiche, è possibile superare questa problematica, e questo rientra in una visione molto più ampia di come funziona l'udito. E stamattina qui al Phonak Academy abbiamo trattato, e è stato trattato, una serie di argomenti assolutamente rivoluzionari in questo momento per l'audiologia. Più importante in assoluto, a mio avviso, quello del connettoma che ha gestito Henry Krall, con dei riflessi importanti dal punto di vista clinico nella riabilitazione, perché finalmente si capisce perché i bambini sordi non sanno leggere bene, se sono stati gestiti bene dal punto di vista uditivo oppure l'attenzione è carente e così via, dando degli spunti fondamentali per la gestione riabilitativa del bambino. Quindi la riabilitazione non sarà più fatta a casaccio. Dopo queste cose che Krall peraltro ha pubblicato non più tardi di un mese fa su The Lancet, e sarà fatta con un raziocinio, e quindi i bambini sordi avranno questo, e poi altre problematiche, tipo man mano che ci ha raccontato della parte molecolare dei disturbi genetici, ha spiegato con molta chiarezza fino a che punto la connessina ad esempio è una proteina della coclea e quindi quali danni può provocare una sua carenza e così via. La Genovese ha parlato degli auditory processing disorder, oggi si parlerà di protesi, domani ancora di protesi e di clinica. Ecco, lei è insieme a Domenico Cuda uno dei chairman di questo congresso. Quali sono le, si parla appunto di tecnologia, di attualità e del futuro, quali sono le innovazioni tecnologiche che voi come clinici credete che manchino ancora? Qual è la sfida prossima che secondo lei bisognerà affrontare? La sfida prossima è l'interazione tra i sistemi, cioè questa comunicazione wireless, qui c'è il futuro, che non è solo la comunicazione wireless per ridurre le distanze, ovvero il sordo riuscirà a sentire meglio di un udente, il che è catastrofico per gli udenti e non tanto per i sordi, quanto la comunicazione quando si hanno due sistemi in modo da sincronizzare le due cose. Già adesso ci sono perfettibili, ma questo è il futuro. Ecco, può spiegare per chi non c'era questo interessante passaggio della sua relazione che parlava appunto del fatto che la binauralità è come il terzo organo, quindi non è la somma degli stimoli acustici delle due orecchie, però certo, è ancora una funzione ulteriore. Che può ammalarsi, questo è il punto, essendo un terzo organo può ammalarsi, quindi possiamo avere delle patologie della binauralità, così come possiamo provocarle noi nel momento in cui noi non attiviamo le vie cerebrali naturali che noi abbiamo, che interagiscono una con l'altra, e attenzione, interagendo non solo si sommano ma si amplificano, 1 più 1 fa 3, non tanto perché si somma l'orecchio destro con il sinistro e il terzo punto da dove viene non è un'entità metafisica, è un processore binaurale, cioè un preciso sito neurologico posto nel tronco dell'encefalo che funziona in un certo modo quando i due input entrano insieme. Ecco, un'ultima battuta dal punto di vista delle politiche sanitarie. A suo parere, senz'altro, ci sono delle difficoltà ancora, probabilmente si parla di impianto cocleare bilaterale, insomma, cose di questo tipo che probabilmente ancora la sanità pubblica non è pronta a recepire. Non sono assolutamente d'accordo con questa sua affermazione, dipende sempre dagli uomini. In Lombardia noi non abbiamo mai avuto restrizioni di questo tipo, semplicemente perché ai politici è stato spiegato in un certo modo. Quando il politico non decide in favore dell'utente è perché il suo tecnico non ha saputo spiegarglielo. Questa è una legge che mi sento assolutamente di sottolineare e di amplificare. Se qualcuno non ottiene qualcosa non è colpa del politico. Il politico ha come obiettivo quello di assecondare la necessità perché prende voti, parliamoci chiaro. Se non lo fa vuol dire che non gli è stato spiegato. E a suo parere sono sufficienti i luoghi di incontro tra la comunità scientifica e gli amministratori? Dovreste essere ascoltati di più o dovreste parlare di più o ritiene che sia sufficiente? Diciamo che dobbiamo spiegarglielo meglio. D'accordo, grazie, buon lavoro. A lei.